Capace minuto dopo. Capace? Di che? Capace di che? No, capace dico, minuto. No, scusi, non è capace, capisce. Capisce. Posso dire una cosa su Virginia? No. Perché sì. Voi anagraficamente, se non mi sbaglio, chiamate Virginia. Pure questo sa. E io vorrei chiamare Virginia, perché io non lo so, Virginia è un nome così bello, perché vi ostinate a farvi chiamare col nome di un gatto dei punti? Certo. Virginia è un nome bellissimo, vi sta bene. Ma sì, non poco questo contrasto, questo aspetto, non poco contadino che tenete, però insomma, no, non vi offendete. Però Virginia è un bello nome. Signora, ho messo un po' in subbuglio tutto. Si vede. Con la carbon fossile nero lucente, con la A. Carbon fossile nero lucente, si dice anche nero a grigio a che è l'antracite. Signora, non lo sapevo, cagione, mi ha 6 anni cazzo. Sapevo carbone che è l'antracite. Allora, signora, adesso dica la sua lei. No, niente, è l'antracite, è nero ed è sì, lucente, vabbè, che sviluppa moltissimo calore e produce una fiamma bassa. Lo sapeva a 6 anni sta cosa. Sì, ma adesso andiamo avanti, che c'è Mentana già che telefona da Roma. No, no, con la B. Con la B. Ha scritto il diavolo a Pontelungo con la B. Riccardo Bacchelli. Riccardo Bacchelli che ha pubblicato Il diavolo a Pontelungo nel 1957 con la casa editrice Mondadori. E se permettete, no, Virginia, vorrei fare una piccola digressione, veramente. No, una piccola digressione perché è carina, è una citazione. Riccardo Bacchelli disse una cosa bellissima, disse che la verità è come il cauterio del chirurgo brucia. Marisana. Oh. La volevo dire perché è bellino questo. Sono commosso, grazie, andiamo avanti. Minuccio? Passo parola. No. Passo parola. No, la domanda è tipica del tuo mestiere. Sì. Canta flash dance con la C. Ma anche canzonetta. Mi ha messo in imbarazzo lei questa sera. E canzonetta? Mi ha messo in difficoltà. Irene Cara. Penso che mio lavoro fa le canzonette. Irene Cara. Cara Irene, Irene Cara. Ma no, adesso mi fanno anche il canzonetto. Non mi offendete, veramente. Andiamo avanti. No, ma era facile questa domanda, obiettivamente. Sì. Non è che... Il nome delle prime fotografie con la D. Daguerrotipo. Oh, signora, ma scusa. Ma Daguerrotipo. Daguerrotipo, dal nome della... Io da lui Daguerre, 1839, la famosa lastra di gamma argentata che permetteva la riproduzione esatta della realtà. Ma che sto, stavo uno tabaccaio sotto casa mia, scusate. Vabbè, allora. No, già, io non lo sapevo. Già, mio amico... Se lo sta andando mezzo. Andiamo. L'ignoranza l'ha avuto malattia, no. Con la F, il regista del film Amadeus, F. Fellini. No, io non ci credo. Ma non ci credo. Fellini. Ma no, ha detto lui Fellini. Un regista Amadeus e Fellini. La risposta è Milos Forman. È Milos Forman. Ma manco cinema, cioè non sapete il canzonetto, non sapete manco io cinema. Signora, io sono venuto qua carico di buone intenzioni, però se lei mi mette in imbarazzo, anche con Pamela, noi siamo un po' in difficoltà, ma francamente. Ma dai, Pamela, che questa la sa. No, questa la sa, questa la sai che sempre. La madre di Edipo, con la G. E dai, questo la sanno tutti, pure il mio tabaccaio sotto casa. Non rispondo. Allora, no, scusate, Virginia, allora ditelo. L'avete fatto apposta, mettete messo lui che ho qui vicino e fammi perdere. È già brava lei, le dia lei. Che cosa mi faceva così se perde però, Lo dica, come si chiama la mamma di... Giocaste, cioè... La scrittrice di Tosca dei Gatti, con la L. Questa lì non se la sanno tutti, eh. Ah, guarda, Letizia Casta. Canetto? No, perché l'ignoranza a me solo mi fa stare la mano, per luce non viene a me. Ma non faccia così. Io lo canto. Okay. Guardi, si è tranquillizzata un po'. Sì. Abbiamo Ambra, Dan Peterson, Piero Pelù, Cindy Crawford, Brad Pitt e Ivana Spagna. Tocca a te, Pamela. Sì. Ambra, dalla sua prima apparizione, si è fatta notare per il suo S. No. Sex appeal. Sex appeal, no? Sedere. No. Vabbè, subito, la cintura. No, scusate, ma io non è che ci stanno tante altre soluzioni. Perché Ambra, da un lato, ha avuto una poca fortuna. Da un altro, non è che era conosciuto per essere una sifide, non è mai stata una sifide. Cioè, molto di nuovo rimarito, veramente, però non è mai stata una sifide. Sì, sedere, sifide vuol dire che non era mai stata... Insomma, non è sedere.
Non è sedere. E in mezzo a tutte le altre ragazzine lei si distingueva? Per il sedere. Successo. Era tucchiato tutto quanto. Perché aveva uno stile. Sorriso. Uno stile particolare. Stile. Andiamo avanti. Oh, stile. Ma che ambra dello stile. Cioè, ambra dello stile. Allora, diciamo pure che Pamela Prati dello stile non parliamo più. Tutto quanto te lo stile. Allora io parlo correttamente l'italiano, lei parla in napoletano, una lingua splendida. Io parlo però... l'antico napoletano, sì, ma l'antica famiglia borbonica. Si parla l'italiano. Chiediamo all'ordine alla nostra concorrente. Basta. Basta. Dan Peterson, forse non tutti si ricordano che lui per tanti anni è stato un vero I. Non posso immaginare ignorante. Cosa. Ignorante. Ignorante. Scusate, non è che. No, io sta in Italia non so da quanti anni ancora non ho imparato l'italiano. Spero che lei non mi abbia dato l'ignorante in televisione. Sì, sta in televisione, ma pare. Cioè, non... ignorante, perché scusate, ma pare che non parlate troppo l'italiano, non è che voglio dire questo. Ma pare che state da tanti anni in Italia, ancora il sangue blu non mi permette di dare di mancare rispetto, signora. Piero Pelù. Sì. L'ex cantante dei Litfiba, una volta durante l'intervista, ha messo sul microfono un po'. Un profilattico. Sì, un preservativo. Un preservativo. Cioè che sia risposta esatta. Sì. Che elegante, un preservativo. Signora, se lei dice pure altro, è proprio no. Dici là, non è che... Okay. Allora chi sa da essere amica, dammi e Pamela Prati. Te non stile per lui, eh. Per lui te non stile. Ambra. Sì. Pamela Prati dice di essere un misto tra una pantera ed una c'è. Ma chi stai scemo? Ma perché ha suggerito? No, no. Ma no. Stavolta no, mo la non dica scemo al punto. No, chi stai stronzo? Io voglio sapere chi è sto stronzo che ha suggerito. Quel signore col cappello, si tiri via il cappello. È un signore. No, perché tu sei proprio uno stronzo, guarda. Per un stronzo. Perché sì che sei una trasmissione. No, che è una trasmissione onesta. Ma non è tanto per i telespettatori. Io scuro faccio, vediamo. Scuorni, da scuorni. Ringraziata di che sono la signora. Signora, vabbè. Ripartiamo dalla prossima domanda. Dai, cambia, via. Tagliamo tutto. 3, 2, 1, attenzione. Dai. Oh, allora, Giorgio. Scusate, ma chi sta vincendo? Ho indovinato io. Loro stanno vincendo. E perché stanno vincendo? Allora avete dato proprio un suggerimento. No, ma io me ne vado allora. Allora, se non stai vedendo, tutto quanto è caduto. Scusate, no, allora diciamo chiaramente al pubblico, va buon, che questa è una trasmissione disonesta. È disonesta, va buon. Allora no, è tutta una combina qua, è tutto film. Dico tutto quanto è dai. Quello secondo me gli avete dato pure i soldi. Quello che mi ha dei soldi, va buon. Tutto finto qua. Vieni, yeah. Vieni, yeah. Vieni. Una irruzione di Giuliano Alessio a passo a passo. Penso che tutto questo lo rivedremo dove? In una trasmissione? Il grande play. Allora, rivedetevi tutti qua. Gary, vieni qui. Vieni qui in mezzo a noi. Senti. Io. Brava davvero. Io ho avuto come l'impressione, a parte Giuliano è straordinaria, ma che Dan Peterson non avesse. No, io dopo. Neanche un po' dopo, ha pensato che avesse una che malattia. Questa signora stava esagerando e quindi l'ho guardata bene, ha visto un po' di trucco, eccetera, ma gli altri erano troppo presi dalle offese e di Dan Peterson avete visto solo una reazione. Ma Dan Peterson è rimasto di un color tra il verde e il verde, grigio. Verde chiaro. Sì, anzi, lo salutiamo e gli chiediamo ancora una volta scusa perché. Vabbè. Bene. Allora rimanete con noi, io faccio un saluto a Giuliano Dessio. Che no, Giuliano non è potuto venire, però siccome qui chi non vuole venire viene punito, l'abbiamo comunque rinvitata durante una prova con la scusa di un saluto e più tardi vi faremo vedere che cosa è successo. Io però, guarda, ti lascio solo, ti lascio con me. Io me ne vado. Io me ne vado. Ciao, promozione, sono stato di vedere di guardare. Io e te. Io e te.